GEA, Gestioni Ecologiche e Ambientali, è la società del Comune di Pordenone e di altri comuni della zona che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti e della cura del verde per la città di Pordenone. In questo momento siamo nel Parco San Valentino, che è uno dei parchi più importanti del Comune di Pordenone, e ci piaceva essere qui a presentare la nostra attività per quanto riguarda la cura del verde. In questi momenti informativi ci occuperemo sia di spiegare cosa facciamo per il verde pubblico, sia dal punto di vista degli alberi che delle aiuole fiorite. Il patrimonio arboreo del Comune di Pordenone è molto importante. Ci sono quasi 10.000 alberi che vengono coccolati, custoditi quotidianamente dai nostri operatori. Cosa vuol dire curare il patrimonio arboreo della città? Gli alberi sono cittadini come noi, quindi come gli esseri umani anche loro hanno una vita, hanno una nascita, hanno una morte, e dobbiamo curarli come curiamo il benessere dei nostri vicini. Da questo punto di vista la cura quotidiana del verde e degli alberi in particolare è un aspetto fondamentale del patrimonio della città. La GEA si occupa della manutenzione del patrimonio arboreo ed è importante occuparsi degli alberi perché sappiamo quanto sono importanti per migliorare la qualità della vita e la salubrità della città. Infatti sappiamo che gli alberi producono l'ossigeno, quelli che hanno le foglie grandi e anche un po' pelose trattengono le polveri, quindi depurano l'aria, hanno la funzione di ombreggiamento, di mitigare la temperatura. Quindi l'albero è un valore aggiunto per la città, e più grandi sono gli alberi e più benefici sono in grado di apportare. Però sappiamo che più un albero cresce e più un albero invecchia, più è soggetto ad avere dei problemi. Per esempio può ammalarsi, può avere delle malattie, e io mi riferisco alla carie del legno in particolare, che influisce sulla stabilità degli alberi, e poi inizia ad avere dei rami che si seccano, dei rami che possono cadere, e quindi ecco che si profila il problema della sicurezza delle piante. E quindi il manutentore del verde deve in sostanza valutare qual è il rapporto rischio-beneficio. Noi abbiamo un software del verde dove possiamo area per area segnare tutti gli alberi, posizionarli, dare a ciascun albero un numero progressivo e poi andiamo nelle aree verdi e iniziamo a guardarli, quindi a guardare le radici, a guardare il fusto, a guardare le branche e vedere se ci sono delle anomalie che si chiamano i cosiddetti difetti strutturali. Quindi possono esserci degli alberi con doppio fusto, con branche saldate, che sono tutti dei punti di debolezza, perché magari in presenza di questi difetti può arrivare un colpo di vento e magari una branca può cadere. Quindi il manutentore del verde si occupa in sostanza di vedere se la pianta è stabile, quindi di annotare tutti i difetti, le malattie, a che grado è arrivata la carie del legno, per esempio a livello radicale, se le radici sono ben sviluppate, se la zolla radicale tiene oppure se è parzialmente scalzata, se l'albero è inclinato, tutte queste cose, se ci sono dei possibili bersagli e che rischi può avere l'albero se cade su un determinato bersaglio. Quando viene definito il rischio di ciascun albero, quindi se un albero che ha stabilità oppure no, il manutentore indica anche degli interventi di mitigazione del rischio, cioè quali interventi è opportuno fare per mantenere l'albero nelle condizioni migliori e perché questa pianta possa continuare ad espletare le sue funzioni ecologiche e ornamentali. E allora la maggior parte degli alberi necessita di una potatura, per esempio di una potatura di rimonda dei rami secchi, oppure uno sfoltimento dei rami in sovrannumero, oppure di un contenimento, perché in città si creano delle condizioni di conflittualità anche, per esempio tra le piante e gli edifici, e queste situazioni di conflittualità ci sono, per esempio si presentano nei viali, dove magari c'è poco spazio e ci sono piante grandi che sono a ridosso degli edifici.
l'azienda fa anche dei trattamenti sugli alberi, perché se per esempio ci sono degli attacchi parassitari particolari, in endoterapia si fa anche qualche trattamento, anche per limitare per esempio il fastidio ai cittadini, nel caso degli afidi per esempio. L'abbattimento di un albero è l'ultima delle soluzioni, proprio l'ultima spiaggia che Jay è costretta ad adottare quando l'albero è molto cariato e molto ammalato e non è stabile e crea delle condizioni di pericolo. Però prima di arrivare a questo punto l'albero viene ispezionato bene dal punto di vista visivo e poi c'è un'indagine approfondita dal punto di vista strumentale, nel senso che si fanno delle tac soniche per vedere quanto è esteso il processo di carie all'interno dell'albero e quanto quindi l'albero è in grado di resistere per esempio a forze maggiori come quella del vento che magari sopraggiungono nel caso di frontali intensi. GEA si occupa del patrimonio arboreo non solo monitorandolo, ma cercando di eseguire bene gli interventi di manutenzione sugli alberi. E per potare un albero, infatti, noi utilizziamo la tecnica del taglio di ritorno. Questo vuol dire che stiamo tanto a potare un albero e tante volte il cittadino protesta perché occupiamo la strada, occupiamo la carreggiata. Però l'intervento di potatura di un albero è un intervento oltre che scientifico anche artistico. E noi prima di tutto rimuoviamo il secco dalla pianta, rimuoviamo i rami che non hanno futuro, quelli in sovrannumero e poi se necessario possiamo contenere la pianta con la tecnica del taglio di ritorno, che consiste non nel stroncare il ramo, ma appunto nel scegliere un'altra cima, un altro apice che sia di dimensioni più contenute rispetto a quello che si va a togliere. Abbiamo visto quanta cura, professionalità, impegno e passione c'è nella cura degli alberi di Pordenone. Io spero che sia questa passione sia compresa e vista dai cittadini come uno sforzo per migliorare la nostra città.